Ciao ragazzi, visto che non ci vediamo in palestra, vediamoci almeno qua un pochino, così incominciamo a riguardare un po' alcune cose che abbiamo visto nel corso o che non abbiamo ancora visto. Utilizziamo una palla, questa è una palla da ginnastica ritmica, ma possiamo utilizzare una palla qualsiasi che avete in casa, senza problemi. La palla da calcio, la palla da basket, le palle quelle leggere sarebbero ancora meglio perché quelle da basket per esempio sono un po' dure. Però non preoccupatevi, incominciamo ad utilizzarla, la teniamo tra le mani e la ruotiamo bene, basse le spalle, non teniamolo sollevate, pancia bella stretta, piedi uniti, ok? Bravo! Adesso proviamo ad alzarci anche sulle punte, stringo bene, ruoto, 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 bravissime, scendo. Bene, andiamo al contrario, vai all'indietro, e riproviamo a salire sulle punte, all'indietro un po' più difficile, stringo, stringo, allungo bene, sollevo il mio collo come se fosse il collo di una giraffa, benissimo. Ora l'appoggiamo al petto, proviamo a stendere le braccia e la facciamo rotolare, da qua braccia e su, da qua la lasciamo andare e qua, benissimo, uno, braccia bene in avanti e la fermo, braccia bene in avanti e la fermo. Proviamo con un braccio solo, guardate che è un po' più difficile. La spingo e la provo a fermare. Proviamo dall'altra parte, la spingo e la provo a fermare. E uno, e due, e tre, quattro. È difficile? Cinque. Non tenete piegato il braccio, perché sennò lei non rotola. Lo devo tenere bello, bello teso. Uop. Bene. Adesso, se non disturbiamo, se non abitiamo in un appartamento, sennò quella di sotto si arrabbia un po', la prendiamo e la palleggiamo. Teniamo un pochino le gambe piegate, ma la schiena bella dritta, niente gobbe, dritto, dritto, dritto. E la palleggiamo. Giù, uno, due, tre, mi fermo. E vado. Vai, 1, 2, 3, mi fermo, ancora una volta, 1, 2, 3 e mi fermo, bravi. Ora, apriamo un pochino le nostre gambe e la passiamo piegando la gamba destra sotto il ginocchio destro e sotto il ginocchio sinistro. E 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bene, ora andiamo a spingerla, teniamo la palla con le due mani, solleviamo il ginocchio destro, pum, e gli diamo un piccolo colpetto, cambiamo gamba sinistra, piccolo colpetto, olè, gamba destra, piccolo colpetto, gamba sinistra e su, ancora, ancora una gamba, ancora l'altra, alterniamole sempre, prima una gamba, e poi l'altra. Bene, quello che abbiamo fatto a gambe divaricate adesso lo facciamo a gambe unite, quindi pieghiamo le nostre ginocchia, pancia bella stretta e la passiamo dietro le ginocchia, bene, dietro e davanti alle vostre ginocchia, provate al contrario, nell'altro senso, dietro e davanti alle ginocchia, molto bene. E ora andiamo a passarla dietro la pancia, schiena, pancia, schiena, pancia, schiena, pancia, schiena, contrario, schiena, pancia, schiena, pancia, schiena, pancia. Ora la facciamo fare una volta dietro la schiena, una volta dietro le ginocchia, dietro la schiena, 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 dietro alle ginocchia. Proviamo a andare dall'altra parte. Dietro alla schiena, sotto alle ginocchia, schiena, ginocchia, schiena, ginocchio, schiena, ginocchio, schiena e ginocchio. Ok, bravo. Attacchiamolo alla nostra gamba, proviamo a tenerla. Guardiamo. Hop. Tengo, 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 forte, forte, forte.
lasciamo cadere e la proviamo a prendere dopo un solo palleggio a terra. Dall'altra parte, l'aggancio, la tengo, stretta, 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 braccia in fuori, tengo, tiro bene il piedino, la lascio cadere e la prendo. Perfetto. Sempre, se non disturbiamo, proviamo con una mano sola a palleggiare la nostra palla. Non date dei colpi, ok? Devo accompagnare il palleggio con tutta la mano. Cambio. Potete farlo anche magari fuori, in giardino, se ne avete uno. Perfetto. Ora teniamo un braccio bello teso avanti. Le dita le vedete belle dritte? Niente artigli, no, i leoni li lasciamo a casa. Tiro le dita. E col braccio destro facciamo passare sotto, avanti. Oppalala. Proviamo a prenderla al volo. Con una mano sola. Una manina sola. E vai, bravi. Proviamo l'altra. Braccio, pancia stretta, lungo bene, giù le spalle. Oh, ma come siete belle, vi vedo, eh? Uno, due, tre, quattro. È più difficile con la mano sinistra? Magari per qualcuno no, è più facile. Perfetto. Bene, adesso la lasciamo giù un attimino, questa bella palla. E andiamo. Pieghiamo sempre le nostre gambe, sederino fuori, pancia bella stretta. Batto le mani. Dietro la testa, dietro la schiena, 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 dietro la testa, dietro la schiena. Ci siamo? Ora facciamo. Dietro la testa si solleva quando batto dietro alla schiena. Sulla testa. Giù la testa e batto dietro sulla testa. Giù, su, giù. Avete visto la schiena però come dritta? Non devo stare con la gobba, mi raccomando, dritta. Dietro, su, dietro, su, dietro, su, dietro e su. Proviamo adesso a farlo con la palla. L'appoggiamo. È come se avessi battuto le mani dietro la testa. Adesso dove le devo battere? Dietro la schiena. Pronte? Dietro la schiena sulla testa. Oh! E l'abbiamo presa? Ci riproviamo, dietro la testa e batto dietro la schiena, oh! Ancora, vai, dietro la testa e hop, la testa si solleva, ancora una volta, dietro la testa e hop, perfetto, adesso andiamo a provare a colpire col ginocchio la palla, la lasciamo cadere a terra e la rimbalziamo col ginocchio. Lascio cadere, rimbalzo e la prendo. La lascio cadere, rimbalzo. Proviamo sempre ad utilizzare tutte e due le gambe. Proviamo con una gamba e proviamo con l'altra. Bene, una gamba e l'altra. Perfetto, vai, ancora una gamba e l'altra. Ok, ora. Tenendo il braccio bello lontano, proviamo a girare. E ritorno. E giro. E torno. Più la palla è grande, più si fa fatica. Utilizzatene magari una un po' più piccolina. E torno. E giù. E torno. Il braccio si alza il gomito. Gira, 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 gira. E torno. E giù e cambio mano e dietro, 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 là e torno. Anche se cade non vi preoccupate, la riprendete e riproviamo, non c'è problema. Fatelo provare anche i genitori, vediamo cosa fanno. E giù e su, perfetto. Ora ci mettiamo a terra la nostra palla, tiro bene i piedi. Allungo bene la mia schiena, stendo anche le ginocchia, vedete? I talloni un po' si alzano perché ho le gambe tese, tese, tese. I muscoli delle mie coscette sono belle, belle toste, belle tese. Palla, ora la facciamo rotolare da una parte e
dall'altra vai a mano destra e mano sinistra. Allunghiamoci bene come se fossero le ali di una farfalla. Allungo, allungo, tiro bene quei piedini. Allungo, allungo e allungo, bravi. Chiudiamoli e rotoliamo. Da qua e opa. Metti i piedini a martello, in modo che la palla si fermi. Op, e poi su, e op, e su, e op, e su, e op, e su. Oh, adesso andiamo a fare il nostro equilibrio sul nostro bel sederino. Ci siamo? Non mettete giù le manine. L'appoggio, passo la palla sotto alle gambe e sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, nell'altro senso, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra e sotto. Oh, fin qui tutto ok. Appoggiamo la palla tra i nostri piedi e andiamo a sdraiarci a terra. Solleviamo le gambe e proviamo a farla rotolare. Avete visto che arriva? È come se fosse uno scivolo. Metto la mia palla tra i piedi, mi sdraio, sollevo, la faccio scivolare, scivola, 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 eccola lì. Sollevo, là. Mi vado a sdraiare, bene, bene, piano, piano, piano. Tiro le gambe, sollevo forte, 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 la palla scivola da sola. Proprio come quando voi andate sullo scivolo. Ritorno là, stendo. Tiro bene le mie gambe e rotolo. Perfetto, l'ultima volta. Giù. Mi sdraio. Scivolo, 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 scivolo. Bravissime. Ora facciamo un piccolo lancetto. La lasciamo cadere e chiudiamo con le gambe. La lasciamo cadere. E velocemente le nostre gambe si chiudono. Lascio cadere, opa là là. Ancora due volte, uno e due. Ora andiamo a fare un po' gli equilibristi. Proviamo a prenderla con i nostri piedi. La lasciamo cadere e proviamo a riprenderla. Ce la facciamo? Oh, guardate che si lavora anche con gli addominali, eh. Oh, belle dritte e lascio e prendo. Lascio e prendo. Lascio e prendo. Lascio e prendo. Oh, guardate come siamo brave, bravissime. Lascio e prendo. Lascio. Oh, perfetto. Ecco qua. Adesso mettiamo la palla a terra, ci appoggiamo il petto e andiamo. Vi ricordate il brucomela? Bruco, brucomela. Ecco, qui andiamo a fare bruco, brucomela. Rotolando proprio sulla nostra bella palla. Bruco e si richiude. Ritorno, bruco, bruco, mela, e torno, e lo faccio anche di fianco, appoggio il petto, braccia dritte avanti a voi, e vai, bruco, bruco, mela, e torno, op. Ancora una volta, vai, bruco, bruco, mela, e là.